sentirsi scelti da un progetto come quello di Brescia, da una città come quella di Brescia, da una società come quella di Brescia, da queste persone è stato molto, molto bello. Per cui da parte mia c'è stato un immediato interesse e anche nel nostro parlare, anche il nostro parlare è stato bello perché è stato molto semplice, molto lineare, molto tranquillo perché c'è il desiderio di, insomma, di fare meglio, ecco, di usare ciò che è stato fatto e cercare di fare meglio. Io la squadra, i giocatori li conosco, i giocatori li ho affrontati tante volte, la bravura di questi giocatori la conosco, il mio conoscere è quello di quotidiano, quello dello spogliatoio che è diventato il mio, della squadra che è diventata mia, io sono diventato loro, per cui da quel punto di vista cercheremo di farlo velocemente perché in testa insomma, non dobbiamo dimenticare che sabato c'è una partita. Vorrei avere un contatto con le persone, vorrei sentire, capire, parlare, però nello stesso tempo lavorare, ed è quella l'unica cosa che chiederò, lavorare forte una settimana perché c'è una partita. Bisogna pensare a un obiettivo molto vicino e raggiungibile, sabato, niente di più. Ma la sfida è poi anche un po' il sale della cosa e poi comunque, ripeto, c'è una scelta che è a tutto tondo, c'è una scelta su una società, c'è una scelta su alcune persone, su delle persone, c'è una scelta determinata su cose che si vogliono fare, quindi a me fa piacere essere stato chiamato per provare a farle con loro. Cercheremo di fare, no, ma io credo siano state fatte delle ottime cose, anche perché parliamo di una squadra allenata tecnicamente, di un bravissimo tecnico, che ho sempre stimato nel suo modo di lavorare gioco e che mi è capitato proprio anche di vedere all'inizio e quindi le impronte tu le vedi quando vengono piano piano date. Sarà un mix perché ogni allenatore porta un pochino del suo, ma non si può non rispettare e non essere attenti al lavoro già fatto. Dall'altro punto di vista, sì, credo di sì, probabilmente le tante sconfitte non aiutano, perché poi è ovvio che la vittoria cambia anche un po' l'umore. Cerchiamo di vedere di poterlo fare già, subito. Cambiare è sempre dolorosissimo perché poi si alternano delle emozioni positive con delle emozioni negative e quindi questo però è il bello del mondo dello sport e ci dobbiamo direi anche abituare. Non siamo mai abituati perché si tratta di rompere dei rapporti, delle relazioni, dei contratti e quindi questo fa sempre male. Direi che oggi però è un giorno diverso. Oggi riparte Pallacanestro Brescia, deve ripartire con un sorriso, era doveroso perché purtroppo ci vediamo ultimi, penultimi in classifica con delle partite ancora molto complesse e molto delicate da giocare, con una squadra che, come abbiamo detto prima, ha perso il sorriso, ha perso l'emozione, ha perso forse anche un po' di entusiasmo e un po' di grinta. E quindi oggi dobbiamo assolutamente ritrovarlo, metterlo in campo perché la partita di domenica è esattamente anticipata sabato sera e quindi abbiamo solo 3 giorni dove il nuovo coach dovrà sfoderare tutte le sue armi per cercare di far rendere questa squadra al massimo delle possibilità. È stato difficile e anche semplice, non semplice, ma è stato molto veloce perché nel momento in cui ieri sera, stanotte ci siamo incontrati, ci siamo sentiti, ognuno di noi ha portato i propri pensieri, le proprie opportunità, i propri desideri e direi che si è chiusa velocemente. La grinta di Maurizio è una grinta incredibile. Io ieri sera, tardi, quando l'ho visto, gli ho detto: pensa che mi stavi talmente tanto sulle palle che quella partita che ho giocato con Andrea Diana, più 30, più 32, tu a 2 secondi alla fine della partita eri lì ancora che ci volevi ammazzare con i giocatori che ormai avevano la lingua per terra. Quindi spero e mi auguro che si possa fare anche con questi giocatori, anche se è una squadra che non è stata scelta da lui, che però è un grande allenatore, penso che sia in grado di tirar fuori quello che sarà il massimo per noi. Questo carattere deciso, il suo curriculum, perché non nascondiamo, e poi la sua forza, perché quando un allenatore, una risorsa, una persona sta all'interno di una società per 13 anni, vuol dire che qualcosa in cambio ha dato e quindi insomma questo ti fa pensare che possa essere l'allenatore che può dare la svolta di questo momento molto complesso e molto delicato.